Buonasera, siamo qui a Nova Gorica col presidente del Poker Face, Ludovico Perrone. Cosa ne pensa del torneo di oggi? Beh, innanzitutto comunque buonasera a tutti. Sì, dicevo, siamo qui in occasione della Champions League, un bellissimo torneo, anzi non vediamo l'ora di ritornarci, specialmente io. Dopodiché sono felice comunque di portare molti delle mie giocatrici proprio per il torneo Lady, che ha sempre un grande successo come questa volta. E che dire, no, cosa ne penso? Guardi, colgo l'occasione per dire questo alle telecamere. Allora, io ho diversi giocatori in quello che sono i tornei, nel torneo quello del main event da 1100 dove ho avuto un buon successo. Se vedo che stanno ancora svolgendo due tavoli in fase Champions. Parliamo un attimo in occasione del finale del torneo Lady. No, mi permetto, visto che... Detto questo, allora prima quando sono andato qua con delle ragazze mi hanno detto: ma cosa ne pensi, ti fidi di noi? Io ho puntato su questo team di queste sette splendide giocatrici, dove praticamente ho detto: guardate, facciamo una scommessa, ma a volte si scherza tra amici, no? E dice: guarda, se dovesse vincere lei offro da bere, se vince lei offro questo. Perché? Perché comunque sì, sappiamo che è un torneo che non è facile, anzi molti lo hanno anche sottovalutato, invece è stata una struttura molto particolare. Ricordiamo che stanno giocando dalle 4 di questo pomeriggio e oggi, adesso siamo arrivati alle 4, hanno giocato per 12 ore e non capita tutti i giorni in un torneo Lady vedere, diciamo, delle giocatrici per 12 ore agguerrite per un trofeo, che oggi comunque è stato assegnato. Avevo fatto, così si scherzava, su una delle mie, appunto, dico mie perché faccio parte, appunto, presidio questo team Lady, che adesso chiuderò, da stanotte chiuderò il team Lady, quindi avviserò il signor Gian Giamarelli che il team Lady da oggi chiude, ma non è colpa nostra, è colpa di una scommessa. Ho fatto una scommessa con alcune persone ambite nel mondo del poker, che se vinceva una delle mie dealer, si chiama Monica Zanini, avrei chiuso il circolo. E io confermo che, siccome la vincitrice è stata appunto Monica Zanini, bravissima giocatrice, indubbiamente. Sì, se vogliamo parlare delle mani, cosa che io evito sempre, collare di quarta con un all-in di una sua collega, è stato bellissimo, ma comunque, diciamo, il circolo chiude. Quindi se per caso non ci credete, questo è un comunicato stampa, farò felici molti presidenti della provincia di Padova, Verona, Vicenza e tutta l'Italia. Il circolo Poker Face chiude provvisoriamente. Quindi ho capito anche questo, poi solo uomini. Ho capito una cosa, naturalmente la vincitrice non me ne vorrà, però mi capirà perché io non vinco mai, non è che non vinco mai, io mi diverto, faccio vincere gli altri. Però una cosa ho capito questa sera, signora Federica, se ha vinto Monica Zanini, ho capito, posso vincere anch'io. Bravo! Comunque adesso colgo l'occasione prima di chiamare la vincitrice, perché anche lei deve avere il suo spazio e noi glielo daremo, Volevo innanzitutto fare un saluto e volevo far sì che proprio la vincitrice della Champions League Lady di San Marino, diciamo che passasse lo scettro a chi? Alla sua collega, anche perché fanno parte dello stesso circolo. Diciamo che a lei ISOP, il Poker Face, usiamo un termine simpatico, sbanchiamo sempre, portiamo a casa sempre il primo posto. Questa volta ho avuto la peggiore. Signora, chiamiamo subito, volevo chiamare la Bianca Farao per piacere. Bianca Farao, buongiorno, presento a tutti Bianca, buonasera a lei. Bianca Farao, vincitrice della Champions League San Marino. Cosa ne pensa? Siamo contente tutte perché portiamo ancora a casa una coppa. Sono finiti gli spazi. No, comunque a parte le battute voglio dire questo, innanzitutto colgo l'occasione anche perché è giusto che sia proprio lei che dia il trofeo della Champions League qui di Nuova Gorica, ok, direttamente alla vincitrice. Colgo l'occasione, casualmente passava ed è arrivata Monica Zanini, quindi colgo l'occasione perché una bella stretta di mano, un bacio, primo quadro sulle due ragazze, perfetto, ok, basta. Diamo lo spazio a Zanini per se vuole dire qualcosa. Oh, e ringrazio Ludovico Perrone per avermi convinto a partecipare a questo torneo. Ma non è vero, ma che